Con l'onorevole Massimo Fiore parliamo degli sprechi. Sì, la Camera ha licenziato un testo che interviene sulla lotta agli sprechi, gli sprechi alimentari in primis, naturalmente anche ad altri prodotti. E è una legge importante ora al Senato. Affronta il fenomeno dello spreco alimentare innanzitutto, che è un fenomeno abnorme per quantità e che può essere una risposta, una risorsa invece per intervenire in quegli strati in difficoltà della società italiana. Pensare che tanto cibo, anziché essere sprecato, possa trovare una via più veloce e senza difficoltà per arrivare alle tavole di chi è in difficoltà in questo momento, noi crediamo sia una legge importante, sia una cosa importante. Quindi meno burocrazia per chi dona, più facilità, incentivi per quelle associazioni che si adoperano e si impegnano in quel settore, interventi per esempio negli ambiti dei beni confiscati, cioè molto alimentare che è confiscato alla criminalità, è un alimentare che dal punto di vista della salute non rappresenta problemi, questo può essere immesso nel circuito della donazione. Anche interventi in campo, possibilità, come accadeva un tempo, che chi in difficoltà vada a prendersi il cibo nei terreni da dove è coltivato. Naturalmente non personalmente, questo lo faranno le associazioni che si occupano, le associazioni caritatevoli che si occupano di fare questo lavoro. Quindi noi abbiamo riportato un valore importante, un valore nazione, al centro di un fenomeno abnorme come quello dello spreco. E delle manifestazioni come quella di oggi, qual è l'importanza? Ma io credo che fare il punto sull'agricoltura più in generale. E per esempio il tema dello spreco è un tema non direttamente connesso alla produzione agricola, ma in qualche modo eliminare, così come altri fenomeni, sia davvero il segno che il Partito Democratico rimette l'orecchio su un settore che un tempo, fino a qualche anno fa, si considerava marginale, lo si voleva marginale, si pensava dovesse essere superato, si pensava dovesse essere ad appannaggio dei paesi meno sviluppati. Invece, la crisi, quella che continuiamo a chiamare crisi, ci sta insegnando che a partire da un buon settore primario sano si possono trovare le risorse per uscire da una situazione di difficoltà.